Ciao belle, guardate che faccia che ho, mamma mia. Scusatemi, sono sconvolgente veramente all'interno di questo video. Voi non fateci caso perché poi dopo andrò a filmare lo zaino, quindi non me. Però ci tenevo a farvi una mini introduzione. Io sono totalmente sparita, non carico più vlog, non carico niente. Però ho pensato appunto per tenere un po' impegnato comunque il canale, perché altro non ho il tempo di montare i vlog, però ce li ho dietro. Ho pensato di registrarvi, sono appena tornata dal tour del tirocinio, il What's in my backpack o cosa c'è nel mio zaino o quel che l'è. Sotto che comunque sia, questo è uno di quei video che io anche solo per svagarmi guardo molto volentieri. Diciamo che sono due giorni che non tornavo a casa, quindi qua dentro c'è di tutto e di più. Ne ho anche approfittato proprio perché c'era dentro un po' di roba. Due classiche cose che voi non troverete perché sono appena tornata a casa sono le mie chiavi di casa e il cellulare, che vabbè, di solito il cellulare lo tengo in tasca e ce l'ho in mano, è raro che lo metta nello zaino sinceramente. Niente, buona visione e basta. Io sono tornata da due giorni di tirocinio in cui mi sono portata praticamente il mondo, perché appunto mi sono fermata a Monza a dormire, quindi non sono tornata a Milano, perciò qua dentro c'è di tutto e di più. A dir la verità avevo altre 450 borse, però diciamo che questo è lo zaino che io quasi solitamente mi porto sempre. È gigante, me ne rendo conto, è uno zaino appunto della North Face, che è anche abbastanza vecchio. Appunto questo è uno zaino qui della North Face che io mi sono presa nelle Filippine, perché con il cambio mi veniva leggermente meno, anche se mi rendo conto che queste tipologie di zaino vengono comunque un sacco. Questo ha la retina e non ha i fili e zigzag come i classici, e devo dire che la retina mi è sempre stata stra utile e stra comoda. Fuori si presenta così, io ci ho messo due spilline, una di Romeo e Giulietta, una di Snoopy che mi piace tantissimo, e questa è un'altra con la bandiera americana, che tra l'altro queste qui sono delle spille con degli aghi che mi hanno bellamente lasciato questa cicatrice bellissima sul dito, cioè sulla mano, scusatemi. In questa retina qui di solito io ci tengo le cose che mi servono. Sto finendo questa crema qua, che volendo potete trovarla da Tigotà. Io non mi ricordo dove l'avevo presa sinceramente. Comunque è una crema ottima, soprattutto per le pelli secche, della Neutrogena. Questa invece è un'altra crema che soprattutto per chi ha spesso le mani nell'acqua, le mani rovinate, le mani screporate, è una crema della Just, che a me piace tantissimo come marchio. E questo qui è stato un regalo, a dire la verità me l'ha regalata la mia amica Elisabetta. Qua dentro ci tengo questo portafoglio, tipo una specie di portamonete, che mi ha regalato un mio ex compagno di corso, che comunque siamo rimasti amici in università, ci vediamo, lui ha cambiato corso ma è sempre lì a Monza da noi. Dei Minions, stra carino, ma penso che fosse una cosa tipo un giochino del McDonald's, dove qua dentro, beh, a parte questa caramella che non c'entra niente, ho delle cuffie. Queste qua sono le cuffie dell'iPhone, quelle bianche, queste qui invece azzurre sono delle cuffie normali con il jack fatto così, normalissimo. Ah, e qua ho l'orologio, quello lì da infermiera, diciamo così, che però si è rotto, cioè non va più la batteria e quindi è abbastanza inutile tenerlo. All'interno invece di questa taschina qua, allora, queste qua sono le chiavi della macchina e vabbè, io tengo su un po' di portachiavi perché ho sempre paura di perderle, e questo pomponcino qua preso da Tellywhale durante i saldi, quindi così almeno mi ricordo sempre che ho le chiavi della macchina. Il igienizzante per mani, ovviamente questo qui lo riempio sempre con la mucchina normale, ma tengo la custodia fatta così. Poi, vabbè, questo qui è un mascara per le sopracciglia di Catrice, solo perché appunto ero fuori di recente, me lo sono portata dietro, ma stamattina me lo sono messa così molto alla cavola. Le mie Tic Tac, questo è un altro mascara, il The Real di Benefit, ma è la versione piccina insomma, e questo qui è uno dei miei preferiti, lo sapete. Qua dentro sono le chiavi di casa del moroso. Qua è volata una molletta rotta. Poi, primo scompartimento. Qua dentro c'è una schifezza assurda, immagino. Allora, c'è questa Tangle Teaser, che è questo pettine spazzola, chiamiamola come vogliamo, che io di solito mi porto sempre dietro. Questo qui invece è una pochettina della Furla, in cui all'interno appunto tengo le cose primarie, dalle medicine, lo specchiettino. Qua dentro c'ho un Astenix che è un integratore, il Gavis con cerotti, gliettini tipo quelli per l'oil control, per il viso, appunto, cerotti, un campioncino di una crema della Occitan,
c'è altro? Niente. Ah sì, vabbè, il nail cutter e l'iris bianco. Questo qui è un profumino che di solito mi porto se me lo dimentico. Di solito tengo anche appunto dentifricio e spazzolino, che però li avevo nel beauty perché avevo su dietro un'altra borsa. Qua di solito tengo anche una matita che lasciamo qua perché vabbè, che casino che c'è qua dentro. Allora, questo qui è da buttare. Sono delle salviettine che sono da buttare. Questo qui è il libretto della macchina che lo devo posare. Qua c'è il mio portamonete. Un evidenziatore verde della Stabilo Pastel. Qua dentro, vabbè, assorbenti, cose. Questi sono altri evidenziatori che io mi porto e metto sparsi, così un po' a caso la buona. Qua dentro c'ho le mie medicine. Poi, ancora un evidenziatore, e questo invece è un cerotto rubato bellamente in uno dei reparti, però non questo di adesso, ma... Il mio portafoglio, che questo tra l'altro l'ho preso di recente, mi avete chiesto in tante su Instagram dove l'avessi preso, è della Furla ed è troppo carino perché vedete com'è piccolo e super compatto, sta praticamente in una mano e io lo adoro proprio perché qua ha tutte le tessere necessarie per poterle mettere, piccolino, non dà fastidio e io adoro ultimamente i portafogli così piccoli, quindi questo penso che me lo terrò veramente finché reggerà. Altre salviettine intime della Fria e bon, basta. Andiamo nell'ultimo scompartimento. Qua dentro c'è un disastro. Qui c'è il mio astuccio dei peanuts straccarino. Di solito mi porto poca roba. Allora, intanto questo di strano è il pennino dell'iPad che ho dietro perché mi serviva per studiare, e ho 450.000 penne. Poi questo qui, vabbè, questa è una sciarpa. Ho questa agenda qua che è appunto l'agenda del... è un'agenda che mi è stata inviata, strabella, vi dovrei ancora fare il video recensione di questa, però inizio già a parlarvene qui. Ci sono varie misure ed è una specie di agenda stile bullet journal, vedete? Qui appunto è un'agenda fatta così, io di solito qua dentro ci programmo gli esami, lo studio, parte invece del planning settimanale, come potete vedere. Fatto così, e poi qui c'è la parte, la sezione travel che è stracarino, io questa di solito me la tengo, di solito si dovrebbero tenere due fogli e poi questi si intercambiano, però diciamo che la sezione travel e la sezione planning l'ho voluta tenere insieme. Questi si sfilano, sono dei filler che si sfilano da qua e così avete insomma la vostra agenda. È stracarina questa, a me piace tantissimo, di solito ci metto una penna, questa qui, e veniva da Tiger, così. Vediamo la mia vera e propria agenda che sta diventando un malloppo di roba. Questa qui è una Moleskine con la copertina morbida, insomma, fatta così, personalizzata col mio nome e l'anno accademico di quest'anno. Allora, qua dentro c'è uno schifo, ok? Questo qui è il classico astuccio che io mi porto al tirocinio e c'è qua dentro, veramente trovate di tutto e di più. Guanti. Questo qui è il mio librettino dei farmaci che dovrei tra l'altro aggiornare, è una rubrica, ok? Io invece di scrivere i numeri di telefono scrivo i farmaci. Questo è il mio fonendo che penso di aver usato due volte in vita mia perché in reparto c'è, però vabbè, me lo porto sempre dietro. Queste sono le nostre consegne, non sto qua a farvi vedere. Qua c'è il mio block notice, il mio beige, questo qui è un... come si dice? È il laccio. Questo qui me l'ha preso il moroso, a dir la verità, me l'ha regalato lui. Qua c'è penna indelebile che è sempre strautile, evidenziatore, burro cacao, una penna bicca quattro colori perché non va bene, se no una penna brutta che io di solito presto, che anche se perdo chi se ne frega, perché soprattutto quando ero nel reparto di medicina interna mi hanno rubato due penne bicca quattro colori e queste costano, cioè, una follia, sinceramente, non me le faccio più fottere. Ho tre cerotti che vabbè, di solito questi li tengo in tasca, ecco, quando li tengo dentro la divisa, un po' di tappini, forbice, dovrei prendermi anche la pinza, un altro evidenziatore, e poi qua dentro ho tipo le caramelline, cose del genere che io mi metto di solito nelle tasche. Qui al primo c'è il mio iPad, che questo qui è un iPad 2018. Allora, ho delle checklist che ci servono per l'esercitazione università barra tirocinio. Questo qui, bello rotto, è tutto il mio programma di farmacologia. Questo qui invece è un quadernino dove praticamente io metto tutto quello che faccio ogni giorno in ginecologia. Adesso vi devo presentare lui.
Allora, lui è Marco, sì, oggi è il 15 di febbraio e ieri che era il 14 era San Valentino, nonostante io non sia amante del San Valentino e nonostante, cioè, noi non festeggiamo San Valentino, il mio amoroso mi ha voluto prendere questo orsetto che dentro praticamente c'erano i baci perugina qua dietro, infatti adesso ci devo mettere un po' di ovatta perché così è troppo magro questo orsetto. Tutto questo perché è nata la storia dell'orsetto blu su Instagram, dove praticamente lui era, lo chiamava orsetto blu, no? Quando lo mostravo a volte coprivo il viso e mettevo un orsetto blu su Instagram, e quindi lui mi ha detto: guarda, quando l'ho visto l'ho semplicemente preso perché era blu. In tutto ciò, nonostante tutto, non ci siamo fatti gli auguri. Allora, qua ci sono dei post-it messi totalmente a caso che adesso devo aggiustare. Questo è il caricatore invece dell'iPad, un'altra penna a caso letteralmente. Qua dietro ho un altro blocco di pacco di esami, tipo questa è tutta infermieristica in pediatria e pediatria, questa è tutta la parte di ginecologia, questi qua sono degli appunti che io faccio tramite l'iPad, questa invece è la parte di medicina interna e questa invece è la parte di infermieristica e medicina interna. Ai lati di solito tengo l'acqua, ma non ho niente adesso se non che un pacchetto di fazzoletti e basta, lo zaino è totalmente vuoto. Noi nel frattempo vi salutiamo, io metto lui che è così carino, è troppo bello, cioè quanto sei bello, e niente, va bene, dai, noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ciao ciao, anche coi piedi, ciao, anzi no, cosa dico io? Cheers.